Salve a tutti ragazzi, io sono Lorenzo per lo staff di Ultimate Team FIFA Italia e oggi siamo qua con la review di Luka Modric, il centrocampista croato del Real Madrid nella sua versione Team of the Season. La carta si presenta con un overall di 92 e come quasi sempre accade con i giocatori che hanno ricevuto una carta Team of the Year, ha tutti i valori di un solo punto più bassi rispetto appunto alla versione Toti. Sulla carta spiccano il 90 di passaggio e il 94 di dribbling. Ovviamente entrambi dei pro assoluti di questo giocatore, ma quello che più mi ha sorpreso in game è stato il tiro, soprattutto da fuori area. Infatti, come potete vedere dalle clip, sono riuscito a segnare molti gol in questo modo, con una semplicità incredibile. Anche la finalizzazione da dentro l'area mi è sembrata buona, soprattutto per un centrocampista, e quel 78 sulla carta secondo me è un valore un po' bugiardo, forse in game merita qualcosina di più. Ma la domanda che viene più spontanea per questo giocatore è: in che ruolo lo faccio giocare? Allora, io l'ho provato un po' in tutti i ruoli possibili. E anche se sulla carta è un CC, secondo me il meglio lo rende da COC. Infatti, stando più vicino alla porta, sono riuscito a sfruttare al meglio il suo tiro e il suo passaggio, soprattutto quello filtrante per l'inserimento dell'attaccante. Anche come centrocampista centrale rende bene comunque, ha alto normale di work rates e un'eccellente stamina che gli permette di rincorrere gli avversari per tutta la partita. Mentre lo sconsiglio vivamente come CDC, infatti in questo ruolo si sfruttano pochissimo le sue caratteristiche migliori e in più c'è da dire che Modric non ha delle statistiche difensive molto elevate, sono comunque buone, ma secondo me un buon CDC deve saper difendere meglio ed avere un po' più fisico di lui. Stesso discorso che ho fatto prima per il COC vale se lo schieriamo come AT in un 4-4-1-1, mentre il discorso cambia leggermente se lo schieriamo come AT in un 4-3-3 falso 9. Infatti, secondo me, in questo ruolo rende peggio, perché non c'è un attaccante davanti a lui da servire e quindi i difensori avversari presseranno direttamente Modric, e se troviamo l'avversario che usa molto il raddoppio di marcatura avremo diverse difficoltà, perché Modric appunto non è molto forte fisicamente e spesso in un contrasto spalla a spalla va giù, soprattutto se contro due avversari. Ho visto in giro che alcuni usano Modric anche nella sua versione not in form come attaccante. Io personalmente ve lo sconsiglio, secondo me per giocare come attaccante ha comunque troppa poca finalizzazione e poi mi sono divertito talmente tanto a tirare da fuori con lui che mi sembra quasi uno spreco usarlo come punta. Un'altra caratteristica di Modric che mi ha piacevolmente sorpreso è la velocità, che pur non essendo elevatissima mi ha colpito perché con questo giocatore si percepisce proprio il cambio passo quando si utilizza lo scatto. E grazie al controllo palla eccellente il pallone gli rimane letteralmente incollato al piede. Infatti nello stretto riuscivo a superare gli avversari semplicemente spostandomi la palla e facendo un breve scatto. In campo aperto però si fa recuperare dai difensori e dai centrocampisti avversari. Da segnalare anche le 4 stelle piede debole e le 4 stelle skill, che a parer mio sono perfette per un giocatore con queste caratteristiche. Infatti avremo qualche arma in più per dribblare gli avversari a centrocampo e poi è in grado di passare e di tirare molto bene sia di destro che di sinistro. Quindi, ricapitolando i pro e i contro di Modric, troviamo tra i pro i passaggi, il dribbling e il long shot, mentre tra i contro solamente la forza fisica. Il voto finale che do a questo giocatore è un 9. Detto questo, vi saluto e ci sentiamo alla prossima recensione. Ciao!